Come può accadere che una barca affondi? Nautica in pillole. So che potrà essere un video di quelli super iper scontati, non nel senso del prezzo, nel senso che sono cose che sai assolutamente bene, ma faccio un breve ripasso anche della prima elementare. Questa è la nostra barca, appoggia sul pelo dell'acqua. Se peserà un po' di più ovviamente di un bicchiere, sarà leggermente in acqua, immersa, ma riceverà una spinta dal basso verso l'alto uguale al peso dell'acqua spostata. Quindi, ipotesi, se questo bicchiere sposta un quantitativo d'acqua quanto la sua dimensione, quell'acqua spostata avrà un peso specifico che spinge il bicchiere verso l'alto. Il bicchiere o la barca funzionano allo stesso modo. So che è veramente banale, ma alcune volte mi si chiede come può accadere che le barche affondano. Grazie a questi potenti mezzi della tecnologia, una bacinella d'acqua e un bicchiere di carta, un bicchiere di plastica per la precisione. Quindi andiamo a vedere che se immergo ho una spinta, perché se mollo il bicchiere mi torna automaticamente verso l'alto, quindi ricomincia a galleggiare. Però ipotizziamo una cosa: che il nostro bicchiere, la nostra barca, abbia una piccola foratura qua sul fondo della barca stessa. Immergiamo, stessa identica operazione, sta entrando l'acqua. Se io lascio di colpo, non salta su completamente fuori, ma rimane lì. Poi comincia a inclinarsi, continua a inclinarsi, il peso all'interno è uguale a quello dell'esterno, di conseguenza non abbiamo più una reazione di spinta verso fuori dall'acqua, ma è uguale, quindi sta leggermente e lentamente affondando, in questo caso lentamente. A un certo punto poi, in questo momento, il bicchiere è qua a filo, ma perché? Perché tocca sul fondo, altrimenti sarebbe affondato completamente, in quanto lo spessorino della plastica non sposta abbastanza acqua per ricevere una spinta di uscita dalla stessa. Le barche ovviamente sposano il principio fisico di questa forza esercitata. Poi sul mercato della nautica da diporto, imbarcazioni e natanti, esistono delle barche che vengono chiamate inaffondabili, ma c'è da fare un'importante precisazione. Le barche restano o diventano inaffondabili grazie a del poliuretano espanso o altri materiali inaffondabili che vengono iniettati all'interno dell'intercapedine tra il paiolo dove io calpesto e il fondo della barca. Quindi, anziché essere uno spazio d'aria, è uno spazio colmo di materiale inaffondabile, come ad esempio il polistirolo, per esempio, no? Questa procedura fa in modo che se anche spezziamo in due o tre parti la barca, ogni parte iniettata al poliuretano espanso o con materiale inaffondabile galleggia. Quindi si potrebbe rompere, ma potrebbe galleggiare. Uno dei cantieri più famosi che ha sposato questa tecnologia si chiama Boston Whaler, è una barca americana, è decisamente inaffondabile. Ma la domanda sorge quasi spontanea: e perché allora tutti non fanno questo tipo di produzione? Sicuramente ha a che fare con i costi di produzione, ma non solo. Ricordiamoci che il fatto di avere nell'intercapedine interna del poliuretano espanso vuol dire che l'acqua, se si forma e con l'umidità può accadere, va a finire che si incastra in queste zone. Nelle barche tradizionali con i gavoni stagni, quindi delle parti, delle celle di vetroresina che vengono sigillate autonomamente, si cerca di fare delle zone inaffondabili ma ispezionabili, quindi anche tra molti anni potrai andare a vedere se in quella parte c'è dell'acqua o dell'umidità che si è formata e andare a toglierla. Cosa che invece non potresti fare se questa parte fosse piena di poliuretano espanso. Conviene, non conviene? Non sono un ingegnere, non sono un fisico. Certo che per quanto riguarda la sicurezza di avere i tronconi che galleggiano, esiste e quindi c'è un vantaggio competitivo sotto questo aspetto, vedendola da quel punto di vista. Dal punto di vista di manutenzione e ordinaria amministrazione della barca, diventa un pochettino più complesso gestire questa barca se mai dovessi avere dei problemi o delle questioni da risolvere di acqua nel doppio fondo. Negli ultimi anni tantissimi cantieri hanno preferito, anziché iniettare tutta la carena qua sotto di poliuretano espanso o materiale espanso
inaffondabile, hanno preferito aggiungere questo materiale in questa zona della barca, di modo che se per caso ci fossero dei problemi in carena, vai a scoglie, succede qualcosa, è assolutamente più facile da riparare. E questa zona comunque è tipo come se facesse una sorta di ciambella di salvagente che terrebbe a galla questa barca. Certo, la tiene a galla fino a un punto critico. Il punto critico è finché questa zona riesce a galleggiare, perché la parte immersa pesa meno della forza di galleggiabilità di quest'area, la barca rimarrà a galla. Quando supereremo questo, perché abbiamo sovraccaricato la barca o è a pieno carico, probabilmente non potrà neanche esso, neanche questo salvagente tutto intorno, salvare la barca. Consiglio mio: non pensare di dover andare a cercare per forza una barca che sia completamente inaffondabile, ma compra un buon prodotto che ti piaccia, che sia riconosciuto e certificato sul mercato. In quanto l'affondamento sì, è un evento drammatico sì, ma sono talmente basse le percentuali per cui puoi stare abbastanza tranquillo, in quanto le normative di costruzioni in Europa, ma anche negli Stati Uniti ovviamente, sono così specifiche che chi produce le barche, e se le rispetta, dovrebbe e deve fare le cose a regola d'arte. Per cui darti una barca che non affonderà facilmente. Alcune delle informazioni che ti ho anticipato in questo audio, in questo video audio ovviamente, le troverai anche nella tendina di questo video, così anche tutte le altre informazioni, come i nostri contatti diretti per commentare questo video e, perché no, arricchire le informazioni che ho appena dato. Quindi specialmente su questo argomento cerco molti commenti, spero di arricchire ancora di più le informazioni grazie al tuo commento e al tuo aiuto. Iscriviti sul nostro canale per non perderti nemmeno una pillola, una prova in acqua, un test e tutto quello che facciamo su questo canale. E voilà, siamo alla fine, buon vento e occhio sempre al meteo.